Ciao ragazzi, oggi tocca a me con il mio vlog. Siamo qui in giro tra le campagne di San Giovanni Marignano e Cattolica. Fra poco andremo al mio bar e vi farò conoscere mia mamma e qualche aspetto della mia vita. Fai un tè caldo con limone? Con molto limone. Il bar, diciamo che di mia mamma è del suo socio Angelo, ma a parte questo, insomma, per me è un punto di ritrovo anche con i miei amici. Poi la mattina sono sempre qui comunque a far colazione, mi piace, ecco. La mia colazione tipo è un panino, un paninetto, e un succo o una spremuta d'arancia. Prendo un po' di integrazione di Angelini e lo salutiamo anche. Ciao Doc. Eccoci. Buongiorno. Ciao. Ciao. A parte che lui è un prof, perché il prof è uno step superiore al doc. Innanzitutto all'inizio anno ci valuta, ci fa dei vari test in questo suo centro a Empoli, e in base a quei valori lì lui li analizza e poi ci dà una dieta e degli integratori da seguire. Lui viene giù mensilmente da noi per farci questi controlli. Non è un controllo così dettagliato come quello Empoli. Siamo qui in palestra come tutti i giorni, però oggi è importante perché siamo in giornata particolare, perché abbiamo il professor Angelini. Tipo, io inizialmente non avevo capito l'importanza. Certe cose magari non le facevo, perché comunque è un impegno. Da quando c'è lui sto molto meglio fisicamente. E lo salutiamo. Ciao prof. E dopo lì c'è anche il mio angolo, non so se l'hai visto. E questo è il casco che ho vinto le mie prime gare al motomondiale di quell'anno. E invece questo è il casco, quello che ho vinto il campionato italiano. C'è anche questa foto che direi che è stato un momento bellissimo, la mia vittoria in Qatar, dove Vale è venuto a salutarmi. C'è quella lì con mio babbo. E poi ci sono tutte quelle di quest'anno. Io vado a casa, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Adesso fra poco passeremo davanti alla pista di minimoto, dove abbiamo iniziato un po' tutti noi piloti della zona. Una volta era pieno tutte le sere, tutte le notti. Era veramente una figata. Adesso siamo qui a casa da me e vi porto a fare vedere un po' delle mie cose, un po' della mia storia. La mia mini moto, tra l'altro, del grande Paso. Poi qui la mini GP e poi qui ci sono tutti i miei ricordi con i caschi, tante coppe che non sono solo mie, ma ce ne sono tante anche di mio babbo. E questo, diciamo, che è il nostro angolo ricordo, e spero di aggiungerne tante, tante altre. Ecco. Vi volevo anche raccontare il mio simbolo della tigre, che magari tanti non sanno il significato di perché ce l'ho fin quando sono bambino. Infatti là c'è mio babbo che lui lo porta sempre nella maglia. Mi piace molto la sua eleganza nell'arrivare a raggiungere i suoi obiettivi, che può essere magari catturare una preda o fare tantissime altre cose. E diciamo, mi piacerebbe essere così, no? Così fino ed elegante anche a me nell'arrivare a raggiungere i miei obiettivi. Guarda, è arrivato anche il mio gatto, lo volete vedere? Si chiama Artù. Guarda bellino. Dai, fai un saluto alla camera, dai. Oggi vi ho portato un po' nella mia mattinata tipo, però adesso è ora di tornare un po', diciamo, alla serietà, alla concentrazione, perché siamo a pochi giorni dal Mugello e quindi adesso vado a mangiare, poi vado in palestra da Carlo. Il weekend del Mugello è speciale per noi italiani, è inutile dire che non è così. E siamo pronti, carichi, abbiamo lavorato tutta questa settimana tantissimo per,
per questo, e quindi adesso è il momento di andare anche a divertirsi. Spero vi sia piaciuto il mio blog e mi raccomando, ci vediamo al Mugello, numerosi. Ciao ragazzi.